Mi sembra piuttosto chiaro quello che ci ha spiegato Ida Kollu, presidente nazionale dell'ENSA. A questo punto la domanda d'obbligo al dottor Romeo del segretariato sociale della RAI, che è qui intervenuto in studio, è: dottor Romeo, cosa è successo e perché siamo arrivati a questo punto? Ma lo specifico, cioè la qualità dei sottotitoli, è molto semplice. C'è stata una gara per la prima volta, ha vinto una società che faceva risparmiare all'azienda il 50% del costo. Il 50% risparmiato sarebbe e sarà comunque reinvestito nei sottotitoli, nel linguaggio dei segni. Il problema è che la società che ha vinto questo appalto si è rivelata subito impreparata. E la settimana scorsa noi abbiamo fatto partire la prima lettera di contestazione del servizio, che è l'avvio di una procedura per, insomma, di diffida alla società, tenendo conto che la RAI non è una, per la sua storia e la sua cultura non è molto rapida a prendere decisioni di questo tipo, io la considero pressoché un miracolo. In RAI e non solo in RAI non è tanto frequente vedere che chi sbaglia paga. In questo caso l'emergenza, che peraltro è confermata, la RAI è la prima a riconoscere che questo servizio era assolutamente inadeguato, soprattutto perché non ci si rende conto. E lì, se c'è stato un errore della RAI, è stato proprio quello da parte della nostra produzione, non rendersi conto che i prodotti che riguardano le persone con disabilità sensoriali o cognitive, che è l'altro grande problema che ha la RAI, per la prima volta in questo contratto di servizio, lo dico per inciso, c'è un impegno nei confronti della RAI, si chiede alla RAI di fare qualcosa per le disabilità cognitive, la grande scommessa è anche quella. Beh, dicevo, comunque non si può prendere una società qualsiasi e farle fare un lavoro specializzato. Questo è stato il problema, anche se il risparmio era del 50%, in realtà noi abbiamo sprecato e questo lo abbiamo detto alla società, che deve darci dei segnali molto rapidamente di miglioramento. Io però credo che il problema non sia soltanto questo, io credo che si sia messo in moto un percorso all'inizio del 2000. Io prima dirigevo la sede RAI dell'Emilia-Romagna e dal 2000 sono arrivato al segretariato sociale, che è una struttura abbastanza strana perché ha la competenza di essere il sociale in RAI e di essere la RAI nel sociale. Noi siamo le persone sbagliate regolarmente nei posti giusti, però il nostro lavoro è quello di fare da ponte. E quindi cosa è successo? Innanzitutto, quando io sono arrivato al segretariato sociale, la vecchia RAI si sentiva servizio pubblico per diritto divino, non doveva dimostrare niente a nessuno. Noi lentamente abbiamo cominciato a lavorare proprio su quello, l'incremento che raccontava la Presidente dell'ENS e la testimonianza di un passaggio. In questo si è inserita una cosa che io trovo determinante, che ha fatto in modo che la RAI, l'Italia, avesse i complimenti a Bruxelles e alla conferenza di Atene del 2003, e De Poli lo ricorda senz'altro bene. Il fatto che nel 2003, anno europeo delle persone con disabilità, la RAI ha avuto un ruolo determinante come partner reale di queste cose. Insomma, sta cambiando pelle la RAI al suo interno. In più sta cambiando anche una tecnologia. Io sono convinto che l'anno prossimo, con la messa a punto del digitale, molte di queste problematiche noi le risolveremo abbastanza semplicemente. Questo è un anno di transizione. In più, non abbiamo soltanto il problema delle persone sorde, ma abbiamo anche il problema delle persone cieche. La RAI è all'avanguardia in Europa per le audiodescrizioni, che è una cosa che non esiste negli altri paesi ed è stato un altro degli argomenti importanti. Anche questo va messo sul piatto, di uno sforzo di ricerca. E poi l'ultima cosa che ci terrei a dire per quel che riguarda lo scenario è che, io credo che ormai si possa fare tranquillamente una fiction sugli ultimi 4 anni, per non dire prima, della RAI. Guardate, non è, io sono in RAI dal 95, quindi sono 14 anni, io ho cambiato 15 direttori generali, 13 presidenti, e a ognuno devi rispiegare la realtà importantissima del mondo delle disabilità, perché non tutti. Il riflesso molto, molto rapido, molto istintivo che si ha è il rifiuto quando si parla di queste cose. Ah, ma queste cose sono tristi, fanno perdere ascolto. Noi ce lo siamo sentiti dire, ce lo sentiamo dire molto spesso. Quando gli diciamo: ma come mai Rain Man
che è un film dedicato all'autismo, che non è una disabilità lieve, negli Stati Uniti, per fare un esempio, diventa modello di riferimento di comunicazione sociale, record di incassi, eccetera, allora forse qualcuno comincia a capire che è difficile saper raccontare il sociale, e se noi non costruiamo questo non è facile. Vi faccio l'ultimo esempio, io stamattina sono arrivato proprio per un pelo, perché stamattina in Sala Razzi abbiamo presentato insieme alle grandi ONG un accordo fatto dalla RAI e da queste ONG per le raccolte fondi. Beh, io vi assicuro che sono convinto, mentre l'altro ieri il TG1 ha dato 2 minuti e mezzo per il nuovo gel per cancellare i tatuaggi, io sono sicurissimo e convinto che i nostri telegiornali, una cosa che riguarda in primo luogo la RAI, daranno lo spazio che avrete modo di vedere fra poco.